direttamente alle opposizioni. Io ritengo che ci siano, alla luce delle analisi che abbiamo condotto e dei risultati che abbiamo ottenuto, ci siano tre entità che devono muoversi in modo coordinato per gestire le fenomenologie di crisi e per essere capaci di uscire. Le imprese hanno necessità di lavorare a livello di equity, perché le risorse, le famiglie, le risorse addirittura nello Stato ci sono, per crescere in solidità, avendo ovviamente una dimensione di equity più coerente, una dimensione di capitale proprio più coerente con il contesto nel quale le imprese, soprattutto a livello internazionale, si confrontano. Le imprese devono crescere dimensionalmente per recuperare il differenziale di competitività sul quale mi sono pubblicamente intrattenuto. Devono essere flessibili, perché non è possibile che un interlocutore delle banche, scusatemi, delle imprese, per il debito, siano le banche o al limite i fornitori. Il governo deve pensare direttamente alle imprese. Se organismi istituzionali come la Cassa Depositi e Prestiti, come molti fondi, l'ANCA appena nata, vengono destinati ad aiutare entità in difficoltà, non si vede perché non si pensi alle imprese come entità in difficoltà, a loro volta messe in difficoltà da un sistema di pagamento assolutamente non accettabile. E l'ho fatto vedere, ma è presente nella mia presentazione, è presente nei miei lucidi, e è necessario intervenire decisamente nell'ambito delle procedure alimentari. Semplicemente il nostro paese sono infinitamente più lunghi rispetto ai paesi nei quali ci confrontiamo, con un tasso di recupero dell'attivo potenziale molto modesto e in linea di principio con costi di procedura molto più elevati di quanto la banca nei paesi esteri. Sul fronte delle banche dovremmo ottenere il risultato di, da un lato, semplificando le procedure, aumentando i pagamenti alle imprese, ridurre il tema dei crediti non performing, e naturalmente con questo dovremmo essere in grado di ridurre la rigidità finanziaria che sia all'attivo e al passivo con il nostro sistema bancario. Dovremmo essere in grado sicuramente di rilanciare le performance anche alla luce del fatto che abbiamo capito che la rigidità del sistema bancario e del tipo epidemico è un nemico che non può non essere perseguitato con una determinazione assoluta.